Salve bella gente, qui Gabby e ci troviamo su Light and Shadow, su un nuovo indie horror appena uscito da poco su IndieDB e ho detto ma perché non provarlo insieme a voi, quindi start the game. Vi ricordo che questo è più che un indie, è un pixel horror, quindi sarà una grafica un po' a pixel, un po' retro come su Calm Time. Ok, vediamo, 1, 2 per accendere la nostra fonte di luce, F per accenderla, un po' come una torcia. Forse non dovrei accenderla troppo, tenerla troppo accesa, perché rischio di attirare l'attenzione. Ma l'attenzione di cosa? Comunque, da quel che ho capito in questo gioco, bisogna raccogliere tutte le candele, so solo questo. E per raccoglierle. Ok, candela mia. Cos'era? Un minuto ero fuori! Non ho fatto neanche in tempo a raccogliere una candela! Che cos'è? Ma cosa? Io voglio capirci ora cosa è successo qui. Io non sapevo. Allora, io l'unica cosa che so è che ci sono delle candele a raccogliere, ma a quanto pare non siamo i soli qui dentro! Oh no, come al solito! Non voglio stare qui da solo! Ogni 2 secondi! Ma questo gioco è programmato da culo, è programmato! Il mostro ogni 2 secondi, ma povero cuore, ogni 2 secondi! Boom, aiuto, mi sono volate pure via le cuffie! Merda! Ok, capi. Ok, calmati un secondo. Start the game con calma, start the game. Ricapitoliamo. Stiamo uscendo dalla nostra tenda, probabilmente al campeggio. Siamo finiti così? È venuto a buio perché noi facciamo il campeggio nelle foreste degli alberi. Degli alberi, delle canne di bambù. Storpiate, boh. E siamo qui a correre e dobbiamo trovare delle candele. Una situazione paradossale. Ok, sento i loro ululati. Dammi la candela! Ok, là ne vedo un'altra. Penso che dobbiamo raccoglierle tutte tipo Slender the 8 Pages, ma questo è 100 volte più difficile perché ovviamente sono stato fuori 2 secondi, 2, 2. Cos'è? Sta roba? Una bottiglietta di acqua santa? Sì! L'acqua santa! Non ti ho mai amato così tanto in vita mia. Perché penso che dobbiamo... Allora, con 3 abbiamo la bottiglia da gettare. Ok, ma io devo correre. No, no, no! Sento i loro ululati! Acqua santa, aiuto! Ok, abbiamo raccolto un'altra bottiglia. Spacco bottiglia! Spacco bottiglia io! Cos'è sta roba? Abbiamo... Aiuto, cos'è quello? Aiuto! Questa gara... Ah! Ha visto che avevo un intruso in giardino ed è uscito fuori? Cioè, lui avrà pensato che io ero un intruso... Era lì sulla finestra, che mi guardava così. E ho detto, boh, sarà come tipo i soliti giochi horror che lui guarda dalla finestra e poi devi entrare nella casa che lui dopo ti aspetta lì dentro per farti paura. Ma no, lui è proprio uscito! Manco fosse un ladro! È uscito e mi ha... E mi ha dato un abbraccio dei suoi letali però. Allora, da quel che ho capito, c'è una casa da qualche parte. Sembra che ci sia una casa, sì. Sì, c'è una casa. E dobbiamo trovarla. Ok, direi di... No. No, 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 no. Non si possono far... Cos'è? Ah, ti abbiamo trovato la candela. Trova tutte le candele. Ma stai scherzando? Ce n'abbiamo una dietro! Lo sento! Ce l'abbiamo dietro, guarda dietro! Dove sei? Ok, là c'è il suo fumo. Ho capito. Dove c'è il fumo c'è lui. Ok, altra candela. Signori, ci siamo avvicinati. Il record delle candele. Io devo prenderle tutte, ho capito qui. Ecco qua un'altra candela, via, 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 via. In volo, la prende e salta come un capriolo nella foresta amazzonica, proprio con queste canne qui. Mamma mia, ma... Ok. Calmi! Dietro, ce l'abbiamo dietro! Vero, un'altra candela! 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 Ma cos'è? È un pavimento! Ma dove sono finito? Le sabbie mobili! Ci sono le sabbie mobili qui! Aiuto! Lo sapevo!
che non dovevo filarmi nelle sabbie mobili. Ti rallentano e poi arriva lui. L'uomo nero, Boogie Man. Quell'uomo è insopportabile. È il mostro più rompipalle della storia. Non fa paura, rompe le palle. Dammi sta candela. Ok, io non esisto. Io ho la torcia spenta. Io correre nel buio come uomo nero, come voi. Ma bastardo, meglio di puttana. Ok, ok, io direi di provarci un'ultima volta. Questa è l'ultima. Questo gioco sembra impossibile. Cioè, io come faccio? Usa le bottiglie, non farti scoprire. Mi vengono sia con la luce accesa che con la luce spenta. Ma... io sono... basta. Ok, qua abbiamo una torcia, qua una calanda. Ecco, la prendo, corro. Vado verso la prossima. Ok? Tengo pure la torcia spenta finché corro lì. Così non mi notano. Non sanno dove sono. Non, ecco, mi hanno incastrato gli alberi. Ok, ho la bottiglia. Dai che ce la facciamo. Dai che Gabby ce la fa. Devo solo trovare quella casa. Devo trovare codesta casa. Un'altra bottiglia. Ok. Ok, le cose vanno bene, meglio. No. La casa. Cos'è quella? No, non è una casa. Ho visione. Bene, vado. Sayonara, ciao. Questo episodio finisce qui, ciao. Questo episodio finisce qui, ciao. Quanto è bella la torcella, Margon. Avviva la torcia. E con questa torcia superpoteri. E superpoteri della torcia che non fanno niente. E la torcia mia non fa niente. E questa torcia non fa niente, mamma. E questa torcia non fa niente. Evviva. Canto la canzone di Pingu per rilassarmi. Con i mostri che mi corrono dietro, no, non ce la farò. Voglio trovare la casa. Gabby è entrato. Hello. Nessuno in casa? Una bambola. To pick up doll. I should probably don't arm this doll if... What? Cos'è? Non dovrei forse prendere questa doll? Ok, l'accendino. Con l'accendino qua si vede molto meglio. Boh. Cosa sono? Delle bambole a terra inquietanti? Fatemi uscire! No, anzi no, non fatemi uscire. Fatemi entrare, devo andare di sopra. Mi protegge. Ah! Oh mamma mia! Oh mamma mia, aiuto! Questa casa è infestata, no! Bambola, vai avanti tu! Vai! Lanciamola! Ok, posso lanciare le bambole. Ma chi c'è qui dentro? Bambola, vai a vedere! Vai! Gli do fuoco, bruciamo la bambola. Ok. Ok, sembra che se ne sia andato. Ok, ma io ho dato fuoco sul serio! Ho bruciato le bambole sul serio! Questo episodio finisce qui, ciao!